Siamo nelle viuzze, diciamo, storiche di Olbia. A prima vista questa città mi appare molto graziosa ed è tutta una città da scoprire, io non ci sono mai stato. Punto della situazione, stiamo recandoci in questo momento alla Basilica San Simplicio, non lo so come si chiama, non ci sono mai stato, però dicono di essere che è bella. Posso dire alla fine di tutto, la recensione su Olbia è che è un posto ricco di bellezze, cultura, molto bello, quindi non posso fare altro. Adesso ci andiamo a rimbalcare perché ormai è ora di pranzo. Posso solo dire grazie Olbia. Stiamo tornando alla nave in questo momento, ma non ci crederete, per la prima volta abbiamo trovato un posto da sedere sulla nave. Piatto di mezzogiorno. Abbiamo appena finito di mangiare come degli animali, siamo a vedere una vista panoramica con della musica anche sottofondo della nave. Aspettiamo adesso di andare in camera a rilassarci un pochino e poi dopo guardiamo la partenza. C'è un piccolo problema che stasera verso le 7 arriveremo in uno stretto dove c'è il mare molto mosso che si chiama Bocche di Bonifacio, non so chi resisterà e beh, io sono provveduto. Eccoci qua ragazzi, appena tornati in camera. Sì, non mi avete visto per tanto tempo, ma in questo periodo, sì, in questi ultimi momenti ho preferito camminare e visitare la città piuttosto che far video. Infatti ringrazio mio fratello per averli fatti, altrimenti non li avrebbe fatti nessuno. Infatti si è sacrificato e adesso sono qua sul letto che sto aspettando di andare a fare la doccia, solo che non so che cosa fare. Nonostante ci sia mio padre qua di fianco, però ha deciso di dormire. Ma cosa dici? Fa un ferro riposo. Non lo saluti YouTube. Ciao YouTube. Sono stufo. Non si sa perché, ma oggi è partito l'accento parmense. Però gli è venuta voglia di parlare così. Adesso sto pensando a cosa fare. O parlo in solitaria con la GoPro, quindi con voi, oppure vado a dare fastidio a mio fratello. Ti muovi Luca? Ti sto aspettando da mezz'ora, muoviti! Non avere coraggio di parlare! Guarda che apro, eh! Provaci! Tanto ti vedo nella fessura, eh? Ti vedo nella fessura, Sta a
Vaffanculo tu, lo YouTube e tutto quanto il resto. Va bene? Non urlare! Mi prendi culo? Sì, ti prendo culo. Adesso apro la porta, eh. Mi prendi culo? Luca? Beh. Facciati. E lo fa anche. Guarda, guardatela. Guardatela, è mezz'ora che sta in doccia. Ha già bagnato per quanto, terra. Quanto hai fatto il pinotto? No, non è bagnato per terra. Quanto sì, invece dura? Invece è già fradicio. Beh. C'è una domanda da farti. A pies più al Marlus o al Parsut? Mi piace di più? Al Marlus? Beh. O al Parsut? Che differenza c'è? Sono tutti e due nomi maschili, se ci fosse il femminile sarebbe avvantaggiato. Secondo me Luca piace il merluzzo. Sì, ti piacerebbe a te. A me piace il prosciutto e anche il crudo. Ciao, 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 parla. A parte, piace più al parsut o al merluz? A me piace il parsut, dai, befi. Stanno per mollarsi gli ormeggi e quindi ciao Olbia. Sentite che motori, sto cominciando. Ah, mi sono scordato di chiedervi una cosa: stasera c'è la serata di gala, secondo voi come sono vestito? Niente male, vero? Tranne per la felpina che c'è l'aria. Definitivamente partita la nave verso nuove mete, nuovi mari, nuove conoscenze che l'uomo ancora non ha preso. E che bocche di Bonifacio. Quelle che si vedono alle mie spalle, non so se voi lo vedete, quella che si vede alle mie spalle, non so se voi lo vediate, è la Corsica, e ciò significa bocche di Bonifacio, e ciò significa per me e per tutto l'equipaggio bestemmie a più non posso. Siamo arrivati alle bocche di Bonifacio. Corsica, e buon tramonto a tutti. Appena finito il teatro, adesso ci dirigiamo come degli schifosi a mangiare di nuovo, come sempre. No, al parsut. Beh, il parsut è buono, sì. Parsut perché di Parma. Chi è reggiano non ascolti questa cosa. Adesso andiamo a mangiare. Adesso mi è venuta la biocca perché non lo so perché. Forse vedere troppo le bocche di Bonifacio, comunque le abbiamo passate ormai. E niente, andiamo a mangiare, non si vedevano più le bocche di Bonifacio naturalmente perché è venuta la notte. Sono proprio curioso di vedere cosa mangeremo stasera. Intanto mi sono coperto perché qui c'è un freddo assurdo. Comunque volevo dire, per tutti coloro che si sono lamentati di Costa Victoria, adesso vi mostrerò poi le prove materiali, che non è assolutamente vero che è una crociera deludente, questo statene sicuri. Cravatta grigia. Sei una stasera di Bruno Barbieri. Bravo.
Antipasto. Primo piatto. Non ricordo più cosa, aspetta. Guarda. Basilico. Secondo piatto. Dopo una lunga giornata molto stancante, anche oggi finisce qui e domani ci risvegliamo e adesso ci riprendiamo le forze, ci riassettiamo l'energia per Port Mahon.